Mabuhay! Nandito po tayo ngayon sa harapan ng University ng mga Salesians para sa pagtatanghal ng tesi ng ating kaibigan na si Father Joel Camaya. Congratulations, Father Joel! Abang wala ka pang takot. Actually, meron na pala. But it is soft. It is yellow. Andiamo alla preghiera del Salmo 130. Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce. Tieni i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono e avremo il tuo timore. Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle dell'aurora. Israele attende il Signore, perché presso il Signore è la misericordia, e grande presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Maria, Madre della Speranza, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il titolo delle mie tesi è Homo absconditus in Ernst Philosophy of Hope. Homo absconditus nella filosofia della speranza di Ernst. Come ogni filosofo chiede tante cose, cominciamo con alcune domande che vengono da Kant. Che cosa posso conoscere? Che cosa devo fare? Che cosa posso sperare? Secondo Kant, queste sono le domande di ogni uomo. L'importanza e la pertinenza dell'ultima domanda. Che cosa posso sperare? Ci chiama a guardare dove stiamo andando, il futuro, cioè il nostro futuro e quello del resto dell'umanità. La nascita della tecnologia moderna, il desiderio per un mondo migliore, il voler essere sempre giovani, la brama di muoversi più in alto, di andare più veloce, di essere più forti, di vivere più a lungo, indicano uno stato che si può riassumere in una parola, il migliore. Lo scopo di ognuno è il progresso. Il progresso va sempre insieme con il proprio desiderio di migliorare, con lo sguardo rivolto verso la speranza di un futuro sicuro. Ci sono parecchi pensatori, soprattutto nei tempi più recenti, che hanno riflettuto sul problema della speranza. Fra di loro c'è Ernst Bloch, che ha lavorato su questo concetto nella sua vita come filosofo. La domanda «Che cosa posso sperare?» merita una risposta da Ernst Bloch, che gode una reputazione di essere chiamato il filosofo della speranza. A sua volta, la sua dottrina merita l'attenzione di una riflessione filosofica. Questa ricerca ha messo a fuoco il pensiero di Ernst Bloch, cioè la sua filosofia della speranza. Ha esaminato la sua idea del Homo absconditus per un migliore apprezzamento della sua dottrina sulla speranza. La domanda principale che questa tesi ha tentato di rispondere è: qual è il posto dell'Homo absconditus nella sua filosofia della speranza? La domanda è chiaramente una convergenza di tre elementi: Bloch, la speranza e l'Homo absconditus. Per chiarire questi elementi abbiamo proposto alcune altre domande che ci hanno aiutato a rispondere alla domanda principale. Come si vede la speranza nell'ambito filosofico? Quali sono le caratteristiche principali della filosofia della speranza di Bloch? Che cosa è l'uomo, l'absconditus blochiano? Come si valuta l'antropologia della speranza di Bloch? Gli obiettivi principali della tesi è dunque presentare i punti salienti della speranza blochiana, colorare l'homo absconditus nell'ambito della filosofia della speranza blochiana e valutare l'antropologia filosofica che egli propone. E poi la prospettiva di scelta. Ci sono diversi motivi per la scelta dell'argomento.
Questi motivi ruotano attorno a due domande che ho fatto a me stesso prima di cominciare a lavorare. Perché Ernst Bloch e perché la speranza? Perché Ernst Bloch? La caduta del comunismo, prima dell'avvento del nuovo secolo, non ha segnalato la fine della rilevanza di Marx o del marxismo. Il marxismo vive ancora soprattutto come un sistema filosofico. Inoltre, il valore di Bloch va oltre il suo marxismo. Il suo valore di marxista è ortodosso, è umanistico, merita abbastanza un'attenzione speciale. C'è anche un interesse su Bloch che continua oltre la sua morte, perché le sue idee entrano in vari campi di studio, dal folklore, della fantascienza, alla filosofia politica. Il pensiero di Bloch ha penetrato anche l'ambito teologico, tanto che ha avuto un'influenza maggiore nello sviluppo di una teologia della speranza, in particolare nelle dottrine di alcuni teologi come Moltmann e Nernst. La ricerca è anche un tentativo di proporre Bloch come il secondo campo nell'ambito dell'antropologia filosofica. La sua interpretazione si vede anche come un contributo per introdurlo nel mondo anglofono, poiché vi sono pochi studi su Bloch. E la seconda domanda, perché la speranza? Siamo entrati nel XXI secolo, nel terzo millennio. La storia ci mostra l'opera dell'umanità attraverso i secoli. L'uomo continua ad esistere, continua a lasciare le sue orme in ogni epoca dove si trova. Questo fatto ci ricorda l'importanza della riflessione sull'uomo collocato nel tempo. Egli vive nel presente, ripensa il passato, ma soprattutto guarda verso il futuro. Quale sarà la sua fine? Come finirà l'umanità?